Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a trovare un'altra fatina. Ci troviamo esattamente in questo punto qui e ci dovremo fermare qui allo stallaggio del nevaio, proprio in questo punto vicino alla torre del pian nevoso del Piocchi. E qui, come potete vedere, c'è la fonte della fata radiosa. Una volta arrivati qui allo stallaggio c'è un sacrario, il sacrario di Orikiumu, e se volete potete usarlo come viaggio veloce, per cui attivatelo, ve lo consiglio caldamente. E una volta arrivati qui allo stallaggio parliamo con il buon Bucket. Si sbloccherà questa sfida secondaria dove dovremo trovare il suonatore con il corno. Quindi apriamo la mappa e ci dirigiamo esattamente in questo punto qui. Per cui prendiamo una torre vicina, andrà bene anche la torre del Monte Labul, ci teletrasportiamo. Una volta arrivati la attiviamo e andiamo su. E ora vi velocizzerò il percorso. Una volta arrivati qui all'interno di questo buco, parliamo con Eufon e lui ci dirà che vuole uscire, ma vuole uscire con la sua carrozza, per cui utilizziamo Ultramano e creiamo il nostro accrocchio. Appiccichiamo una mongolfiera lì. Un'altra la mettiamo qui, poi mettiamo una ventola qui dietro, e poi inseriamo questi due all'interno della mongolfiera, uno qui. Facciamo salire sulla carrozza, il carro, carrozza, quello che è. Una volta sul carro saliamo anche noi e attiviamo il tutto. E siamo fuori. Ora dobbiamo tornare nel punto di partenza, per cui mappa. Torniamo su e ci spostiamo di nuovo qui, allo stallaggio del nevaio. Arrivati qui, parliamo con lui. Ora dovremo appunto applicare un tetto sulla carrozza. Quindi Ultramano,
prendiamo questo. E lo applichiamo sulla carrozza. Magari un po' meglio. Una roba un pochino più carina, via. Una volta fatti salire sul carro, come al solito, andiamo prima qui dallo stalliere a cambiare le briglie del nostro cavallo, se non l'abbiamo ancora fatto. Cambiamo la sella e mettiamo la bardatura da tiro. Se non sapete come prendere la bardatura da tiro, come prendere il cavallo e come sbloccare la prima fata, link in descrizione, ci sono i video che vi mostrano come fare tutto questo. Quindi saliamo sul cavallo e lo portiamo vicino alla carrozza. Sempre ultramano, prendiamo e lo attacchiamo alla carrozza e dopo lo portiamo verso la nostra fata, cercando ovviamente di non fare incidenti. Siamo arrivati per un pelo. E ora possiamo potenziare i nostri vestiti ancora di più, quindi da 4 nel caso del set aerodinamico lo possiamo portare a 6, dandogli gli occhi di Kakuda e le ali di pipistrello più 50 rupie, cosa che faremo. Giovani, anche per quest'altra fata è tutto, arriveranno presto i video della terza e della quarta fata per poter potenziare i nostri set d'armatura al massimo, per cui iscrivetevi, attivate la campanella, commentate, condividete e lasciate like, grazie mille e alla prossima!